Ciao Mario. Ciao Gibo. Siamo arrivati in Val Venosta e qui siamo a... Benvenuto in particolare all'ASA, quindi nella parte centrale della Val Venosta, dove Alperi ha una delle sue centrali più importanti, la centrale di l'ASA, che utilizza l'acqua che viene dalla Val Martello. Val Martello, dove ci troveremo più avanti, sulla diga di Gioveretto, che accumula appunto acqua da diversi torrenti, per poi utilizzarla appunto qua dopo 1000 metri di salto. Una salita che hanno già fatto i ciclisti, no? Una gran bella salita che nel giro del 2014 vide arrivare una tappa importante in cui vinse Nairo Quintana, che diventò in quell'occasione anche maglia rosa per poi rimanerlo fino alla fine del giro. Sì, Stelvio e poi su in Val Martello, quindi insomma tappa impegnativa e oggi proveremo anche questa salita, no? Sì, beh, per te è chiaramente una cosa normale farsi il Gavi allo Stelvio alla Val Martello. Noi lo vediamo da un altro punto di vista, vediamo l'acqua scendere. Mi piacciono i salti in giù. A noi ci piacciono di più i salti in giù, ma il fascino anche dell'energia che si sprigiona per risalirli è chiaramente grande. Quindi okay. Buona pedalata in Val Martello. A dopo allora. Grazie, a dopo. Ciao Gibo. Siamo in Val Martello, qui ci aspetta una salita di 1400 metri di dislivello dove arriveremo appunto dove è arrivato il Giro d'Italia. È una salita molto difficile, si sale a strappi, ci sono delle pendenze veramente dure, anche sopra il 10%. I tornanti sono molto duri, ma ormai ci siamo, vedo la diga di Gioveretto, è davvero impressionante, pensate che con la sua acqua si riescono a illuminare dei casi di 80.000 famiglie. Allora Gibo, com'è andata questa salita? Beh, una vera salita, Io non ero mai arrivato qui né col Giro d'Italia né anche per provare, però sicuramente è un posto incredibile. Sì, un gran posto anche per noi, abbiamo questa bellissima diga, un capolavoro che ha più di 60 anni ma fa ancora bene il suo mestiere, con un grande lago, 20 milioni di metri cubi e quindi tanta energia rinnovabile che noi produciamo tanta, e tu hai tanta consumato. Energia. Sì, sì, no, ne ho consumata anch'io oggi salendo. Se vuoi ne puoi consumare ancora un pezzettino per arrivare dove nel 2014 arrivò la tappa del Giro d'Italia, che è poco a monte. Beh, allora sicuramente noi andiamo avanti e ci facciamo tutta questa tappa ormai. Va bene, buon ultimo pezzo allora. Okay, ciao, okay. Grazie. Ciao. 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 Sopra di noi c'è Vedale che sovrasta la Val Martello, montagne davvero impressionanti, bellissime.